In un momento in cui diciamo, le istituzioni sono piuttosto assenti nei confronti delle associazioni di categoria, degli artigiani, dei commercianti e degli industriali, la Camera di Commercio insomma, trova delle risorse per portare un po' di ossigeno ma anche un po' come dire, di ottimismo a questa diciamo, città un po' allo sbando. La Camera di Commercio ha il dovere di farlo, quindi non è un atto di cortesia ma è un atto di dovere, di fare in maniera che le aziende siano messa in condizione di ottenere i massimi risultati. Contiamo molto sul dicembre, sul Natale, perché l'anno è stato disastroso, quindi l'impegno massimo che tutte le associazioni categoria, ci tengo a dirlo, tutte hanno chiesto alla Camera di Commercio di Palermo era quello proprio di farsi carico di questa emergenza. Quindi davanti a una richiesta che va da Confindustria alla Coldiretti è chiaro ed evidente che noi avevamo il dovere di intervenire. Si parla di un'azione che si prolungherà nel tempo, non è un'azione sporadica solo per il Natale, ma si pensa al lavoro diciamo, che durerà nell'anno. Ma noi siamo dell'idea che certamente ci sono delle cose che vanno comunque programmate per fargli diventare veramente degli eventi, perché gli eventi, se vogliamo attirare per dire turisti, se il festino non glielo diciamo in tempo a tutto il mondo, poi i turisti non possono venire il 13 luglio. E così è per altre cose. L'impegno economico non è sostanzioso ma non è nemmeno piccolo. No, direi che per Palermo è un impegno abbastanza importante quello che mette la Camera finanziariamente. La Camera non vive di contributi regionali o statali o europei ma vive dei contributi delle imprese. Scie luminose vuole illuminare Palermo a Natale e anche oltre Natale. Allora, scie luminose non sono luminarie, scie luminose è un concetto di luce nella città, quindi noi partiamo dal progetto di Natale per arrivare a gestirlo tutto l'anno, pensiamo di illuminare con le luminarie, pensiamo di accendere le vetrine dei negozi, pensiamo di illuminare le strade con gli artisti e gli spettacoli, è un concetto diverso dalla singola idea della luminaria tradizionale per Natale. A illuminare la città in un momento così di crisi, quindi portiamo un po' di speranza e di benessere. L'illuminazione della città, se fatta con sobrietà, dà comunque allegria e comunque dà calore e facilita gli acquisti, fa sentire il senso della festa ai potenziali clienti, quindi anche nei periodi di crisi è giusto dare un segno di positività e non pensare che c'è solo crisi e quindi dobbiamo stare più oculati, ecco, fare le spese in modo diverso, ma dobbiamo anche pensare di festeggiare e che c'è un futuro che deve essere positivo. Quest'anno abbiamo realizzato un progetto che vede sottoscrittori tutte le associazioni del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, insieme sulla città di Palermo e non solo, perché coinvolgiamo anche 4 comuni che sono Carini, Termini, Partinico, Bagheria, e quindi insieme possiamo ottimizzare i costi, perché vuol dire comunicazione integrata, vuol dire iniziative che si intersecano e vuol dire anche dare un cartellone di eventi molto più ampio per il pubblico. La città come risponde, Assessore Giambrone? La città risponde in una dimensione di sinergia con le associazioni di categoria che quest'anno hanno voluto dare un segno forte, un segno importante di attenzione, la città partecipa per sua parte, la cosa importante e bella di quest'anno è che ci si è messi insieme d'accordo, abbiamo trovato un modo per condividere un progetto che riguardasse l'intera città e quindi abbiamo fatto in modo di non sovrapporci, anzi di integrarci, di fare in modo che questa idea di illuminare, di dare gioia, di dare una dimensione festosa alla città, come è giusto che sia nel periodo di fine d'anno, potesse essere estesa all'intera città, quindi l'amministrazione comunale ha coperto tutta la parte che riguarda gli assi viari principali del centro storico. Ci saranno anche gli spettacoli in tutto il periodo dal 15 di dicembre al 6 di gennaio e invece le associazioni di categoria hanno coperto un'altra parte altrettanto importante della città, la città nuova, i centri commerciali naturali. In questo modo credo che quest'anno davvero la città è in festa tutta quanta, pur nella sobrietà, corretta sobrietà
che si conviene ai tempi della crisi. Casa Artigiani Palermo, anche voi siete stati interpellati all'interno di questo progetto, intervenite con quali azioni? Siamo stati ben lieti di intervenire all'interno di questo progetto in quanto gli imprenditori vestono Palermo. In questo momento di tristezza e della crisi, diciamo che gli imprenditori hanno preso la mano e cercare di collaborando con l'amministrazione comunale per dare un vestito luminoso con delle iniziative anche di spettacolo per la città di Palermo. Gli artigiani parteciperanno anche con una mostra dell'artigianato che si terrà presso il Teatro Politeama, Sala degli Specchi, anfiteatro e porticato dal 6 dicembre al 6 gennaio 2014. Parrucca, tu sarai il direttore artistico di questa manifestazione. All'interno di questo progetto anche Casa Artigiani con il Teatro Politeama aderirà all'iniziativa. Sicuramente è un grande progetto, se mi permette, perché fare una mostra a Palermo al Teatro Politeama non è poco, che utilizzeremo sia il colonnato del Teatro Politeama e il Salone degli Specchi. Di conseguenza ci saranno tante attività, ci sarà il nostro presepe, i nostri pupi del Novecento esposti, la lavorazione dal vivo degli artigiani, ci sarà una serie di attività dove il pubblico può entrare, l'ingresso è gratuito, perciò vi invito tutti a venirci a trovare e a valorizzare ancora una volta l'artigianato artistico siciliano. Anche perché l'artigianato è la vera scia luminosa di questa città. Sicuramente deve essere una scia luminosa perché la gente deve venire per fare i cadeau di Natale da noi. Il vero artigianato d'eccellenza è al Politeama, al Teatro Politeama. Vi invito a venirci a trovare. Anche Confesercenti è stata coinvolta in questa iniziativa che coinvolge appunto tutta la città di Palermo. È un progetto che parte dalla Camera di Commercio Provinciale di Palermo, coinvolge tutto il territorio provinciale. E la speranza è che questi progetti e questi eventi che saranno realizzati nel territorio provinciale possano servire al territorio, alle imprese, a tutta la cittadinanza per uno sviluppo del commercio principalmente, ma anche del territorio e del turismo. Tu pensi che azioni di questo tipo, se vengono anche programmate durante l'arco dell'anno e non soltanto per le festività, possa dare un maggiore risultato? O è una concorrenza serale che si viene a creare tra quelli che non possono partecipare perché impegnati in altro rispetto agli altri imprenditori? Queste sono delle iniziative che probabilmente anzi dovevano essere fatte prima. C'è bisogno di rivitalizzare il territorio. Noi abbiamo è un territorio che è bellissimo, che ci invidia tutto il mondo, abbiamo un appeal tra i primi nel mondo, purtroppo non è valorizzato, non è organizzato bene, questo è un altro problema del nostro territorio, ma direi di tutta la Sicilia, e quindi non lo possiamo spendere come vorremmo fare. Siamo ancora in tempo a farlo, c'è bisogno delle sinergie di tutti, anche della regione. Parlo come assessorati, no? Turismo e quant'altro, c'è bisogno soprattutto, e qui mi riferisco alla nostra provincia e al capoluogo, quindi a Palermo, di un cambiamento culturale anche dei cittadini che vedono il territorio come un'opportunità per uno sviluppo. Assessore Di Marco, partecipi anche tu a questa conferenza stampa, però devo chiederti, il Presidente ha dato quasi uno schiaffo morale, insomma ti ha fatto un monito vero e proprio. Ci sono delle difficoltà al SUAP che derivano certamente da 10 anni di trascuratezza che abbiamo trovato. Devo dire che in questi ultimi 2 mesi abbiamo riorganizzato in parte lo stesso ufficio, digitalizzando tutti i processi di richiesta di permessi e di autorizzazioni. E naturalmente ci può anche stare che c'è qualche defaillance. La quinta città d'Italia ha necessità di più risorse e quindi il sindaco in persona sa che bisogna potenziare maggiormente questo ufficio, però la coperta, come spesso si dice, è corta e quindi anche i dirigenti del comune sono ridotti rispetto al passato. La spending review naturalmente ci impone di utilizzare quello che abbiamo.
però spesso non è soltanto un problema di spending review, ma è di, come dire, di personale che non ha voglia di lavorare, diciamolo pure. Quando facevo riferimento agli anni passati è proprio quello, cioè abbiamo trovato certamente una classe dirigente che in questi anni non ha avuto, secondo me, un'attenzione che meritava, perché i tempi sono cambiati, le leggi sono cambiate e naturalmente le esigenze del mercato, la crisi, impongono a tutti una maggiore professionalità e una maggiore conoscenza delle leggi e delle attività che comunque girano attorno al commercio. Sappiamo che dopo Scie Luminose ci sarà un'idea importante che state portando avanti con gli artigiani, che è il distretto dell'artigianato. Ma questa è un'anteprima che possiamo quindi dire e comunicare in questa sede. Effettivamente si sta pensando a un distretto di qualità dell'artigianato locale in una nota strada della città, che tende essenzialmente a far spendere ai turisti che arrivano al porto, per consentire quindi la concentrazione della spesa nell'artigianato di qualità di questa città. So tra l'altro che ci sono stati anche dei piccoli disguidi con le associazioni, perché c'erano delle associazioni non coinvolte, invece nel progetto so che tutte le associazioni saranno coinvolte nello stesso modo. C'è la volontà e l'interesse a coinvolgere Rete Italia, che raggruppa un po' tutte le imprese dell'artigianato, e devo dire che il riscontro che abbiamo avuto delle associazioni va in questo senso, quindi si vuole come sempre cercare di fare sistema in questa città dove nel passato non si è avuto, ecco. Come il presidente Elga ha fatto un monitor nei tuoi confronti, lo faccio io nei tuoi confronti, dicendo attenzione, perché all'interno delle associazioni spesso ci sono personaggi che non lavorano per gli artigiani ma lavorano per loro stessi, e ti pregherei lì di avere il massimo dell'attenzione, di stare in guardia. Effettivamente non esiste un'amministrazione comunale che non si raffronti con le associazioni di categoria, e molto spesso vediamo che ci sono delle competizioni che però non fanno bene a nessuno, e quindi bisogna sempre fare gruppo, squadra, e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, che è quello che il bene della città. Potrebbe essere anche un'opportunità per le imprese, insomma, per, non certo per salvare il paese, ma come si dice a Palermo, calare la pignata in quel periodo. Ma innanzitutto è quello di creare un sentiment positivo anche in considerazione delle feste natalizie, visto che gli animi sono bui, tutti noi siamo contriti dalle difficoltà delle famiglie, allora non c'è migliore auspicio invece che cercare di illuminare la città, creare animazione, creare attività e cercare di spostare l'attenzione dalle difficoltà invece al fatto che comunque arriva Natale. Natale è un momento ludico, un momento di attrazione delle famiglie, di aggregazione delle famiglie, aggregazione comunque in generale per la città, ed è importante questo segno che arriva dalla Camera di Commercio, da parte di tutte le associazioni di categoria, che va sui territori, che cerca di valorizzare soprattutto quelle che sono i centri commerciali naturali, spontanei della nostra città, le associazioni di via, perché se si spegne un negozio, si spegne una via, quindi questo non lo dobbiamo permettere, perché la desertificazione delle città passa proprio da quando le botteghe, i negozi, i piccoli artigiani non ce la fanno più e vanno via. Quindi quando pensiamo all'economia di questa città, pensiamo anche alla prospettiva di futuro che deve passare per forza dalla riqualificazione delle attività commerciali e artigianali e in generale dell'economia di questa città, per la vitalizzazione della nostra stessa città. Ci sono state molte polemiche, ma sappiamo che c'è in atto una organizzazione esterna alle associazioni che sta osservando il lavoro delle associazioni. La vostra come si muove in questo caso? Cioè la trasparenza vige? Parli con una persona che fa l'imprenditrice e fa questo lavoro per spirito di servizio e veramente per cercare di dare delle risposte in base a un semplice pure spirito di volontariato, quindi sfondi una porta aperta riguardo al fatto che comunque non bisogna mascherare altro con questo. Io credo nell'associazionismo, e come me ti assicuro che c'è tantissima gente che si dedica all'associazionismo no profit, che sia verso le frange deboli della popolazione, che siano verso le imprese che oggi più che mai vanno sostenute.
È bene che arrivino invece delle attività di controllo e di, insomma, anche repressione di un fenomeno che invece non è un associazionismo sano. Magari nella tua associazione questo non accade, ma noi sappiamo che fra qualche giorno magari uscirà un grande scoop, che insomma c'è qualche associazione che non ha lavorato bene, anzi ha lavorato male per i propri iscritti. Sarà un dispiacere, sarà una sconfitta per il mondo associativo. Certamente ci dispiacerà sapere che qualche associazione abbia lavorato in proprio per i propri dirigenti. La nostra associazione storicamente è a fianco delle cooperative, speriamo e sappiamo di rappresentarli bene. Abbiamo voluto anche partecipare a questo progetto presentato sia dal Comune ma anche dalla Camera di Commercio e dell'Associazione. Riteniamo un fatto importante, perché le imprese devono sostenere i cittadini, devono rendere la città migliore. Noi abbiamo bisogno che i cittadini vengano a fare shopping nei nostri centri commerciali, che vanno a fare shopping nelle botteghe degli artigiani. Per cui diciamo, siamo a servizio non solo delle nostre imprese ma anche della città. Con la tua associazione sei principale attore di questa iniziativa di Scie Luminose, mi pare, no? Mi è sembrato giusto inserirci in questa apertura che la città sta mostrando, ed è una cosa molto bella, perché se ci mettiamo insieme faremo meglio e probabilmente riusciremo a vendere molto meglio la nostra identità fuori, perché è chiaro. La forza dell'economia per Palermo è fondamentalmente la sua storia, la sua arte, la sua cultura e la grande genialità che noi palermitani abbiamo. Quando inizierete la prima attività vera e propria? La prima attività sarà quella di lunedì giorno 9, quando apriremo ufficialmente la cappella del 1800 che si trova accanto proprio a Santa Cita. Dopodiché recuperiamo la tradizione della Cucia, perché la chiesa di Santa Lucia al 1600, quando si pensa sia successo l'episodio, era la chiesa di Valverde, per cui attorno a questa realtà stiamo riorganizzando l'idea di una manifestazione complessa, con arte, con elementi economici, con elementi di produzione, con elementi anche della famosa Cucia. E addirittura faremo anche il giorno 14, daremo la possibilità ai cittadini di una visita gratuita degli occhi. Si è parlato molto in questi giorni di associazioni che, insomma, di categoria che non svolgono il loro lavoro per il vero fine che ha l'associazione, quella di lavorare per i propri associati, ma si è dato molto spazio a volontà interna ai loro dirigenti, e molto presto uscirà uno scoop molto forte contro alcune di queste associazioni. Qual è il tuo pensiero da questo punto di vista? Il mio pensiero è quello per cui stiamo lavorando noi come progetto del Genio di Palermo. Come progetto del Genio di Palermo vogliamo creare un distretto sociale evoluto. C'è quindi la volontà di portare questo sorriso che è venuto a mancare ormai da tantissimi anni, insomma c'è molta depressione sociale. Intendiamo in tutti i modi portarlo, e forse l'icona di questo sorriso è l'orchestra dei bambini che abbiamo creato. Si tratta di 45 bambine dai 6 ai 13 anni, tutte del centro storico, che si seguono, diventano orchestrali in maniera sorridente, è una cosa veramente eccezionale. Questa possa essere l'icona del sorriso e del futuro.